Nel momento in cui noi decidiamo di seguire una dieta chetogenica proteica con una chetoproteina come Bernardis Protein, dobbiamo comprendere che l'obiettivo prioritario di questa terapia è un obiettivo per raggiungere e riequilibrare uno stato generale di salute fondamentale in assenza di infiammazione, facendo sparire tutte le malattie dismetaboliche, da dis che significa alterato metabolismo, quali praticamente la sindrome metabolica, la sindrome di insulinoresistenza, fino ad arrivare alla malattia metabolica come il diabete. Vogliamo far sparire le dislipidemie, cioè l'alterazione dei valori del colesterolo e dei trigliceridi nel sangue. Quindi noi vogliamo mettere in moto quella mirabile macchina metabolica, che è la macchina chetogenica, che è in grado di bruciare tutto il grasso presente all'interno del nostro organismo, sia esso metabolico, ma anche sottocutaneo, ma anche quello presente all'interno dei vasi, nel fegato. Quindi noi dobbiamo cercare di ripulire il nostro organismo. Ecco l'obiettivo di una dieta chetogenica, che è basata più che su una dieta, cioè su un'alimentazione basata sul concetto della caloria, è basata praticamente solo sulla nutrizione muscolare, sui concetti dell'alimentazione essenziale. Quando qualcuno ci dice: ho perso tanti chili, la domanda che gli dovremmo dire: in quale stato metabolico tu hai perso i chili? Ho perso tanti chili, noi gli diciamo: in quale stato metabolico tu hai perso i chili? Se tu perdi chili andando a correre, molti di quei chili che tu stai perdendo sono anche massa muscolare. È vero che poi l'organismo li ricostruisce, ma la tua alimentazione deve essere condizionata alla ricostruzione muscolare. Questo lo sanno benissimo i culturisti, che si allenano e si alimentano per la crescita muscolare, per il mantenimento della massa muscolare, perché la massa muscolare fa parte della BCM, della body mass cell, BMC, della body mass cell, quella massa cellulare che rappresenta la parte metabolicamente all'interno attiva all'interno del nostro organismo. Il cuore è la massa cellulare più importante dal punto di vista metabolico, che sostiene le funzioni vitali fondamentali. Il cervello è una massa metabolica attiva. Il fegato, come il cuore, è una massa metabolica, un parenchima fortemente metabolicamente attivo. Questo noi dobbiamo capire, questo noi dobbiamo nutrire. Dobbiamo aumentare il potenziale di membrana delle nostre cellule e l'apporto di acqua intracellulare, del valore dell'acqua intracellulare rispetto all'acqua extracellulare, che aumenta quella intracellulare, diminuisce quella extracellulare, tipica dell'infiammazione, tipica della ritenzione idrica, tipica dei segni di malessere di un organismo che sta invecchiando e non riesce metabolicamente a liberarsi delle sostanze tossiche frutto dei metaboliti del metabolismo intermedio, come glicerolo, lattato, piruvato, che noi ce ne dobbiamo liberare. Questo è la grande attività metabolica che il nostro organismo deve rimettere in piedi, in essere, grazie alla dieta chetogenica basata su un apporto proteico finalizzato solo a sostenere questa alla massa cellulare del nostro organismo, e quindi a mantenere attivo il nostro organismo. E quando noi interromperemo, eventualmente dovessimo interrompere questa dieta per passare ad una dieta dove la chetosi non è più il 100% del nostro obiettivo metabolico, ma diventa il 30, il 40%, e basiamo il nostro metabolismo anche su un minimo apporto di carboidrati, senza cercare la gluconeogenesi, oltre alla chetogenesi principale, noi praticamente solo in quel momento capiremo praticamente che non riprendiamo più i nostri chili con la stessa velocità con cui accade in altre diete, che sono devastanti per la massa muscolare. La nostra dieta mira a sostenere la massa muscolare, mira a sostenere il metabolismo terminale, mira a mantenere pulite arterie, organi interni come fegato, reni e cervello. Quindi mi raccomando, il peso può essere un indicatore, ma non è l'indicatore chiave principale di una dieta chetogenica proteica, che vede nella ripresa metabolica tutto quello, è nella massa muscolare, nel riguadagno muscolare, nella forza, nell'energia che ci deve caratterizzare, qualunque sia la nostra età. Grazie.